Ehi, la ciurma! Io sono Marzio Tessi e benvenuti in questo nuovo episodio di Abandon Ship. Ormai credo siamo già all'11º. Allora, confesso che è un pochettino che non riprendo in mano perché ho registrato un po' di episodi insieme, quindi no, teniamo la pausa, voglio vedere. Ah no, ovvio che se siamo in pausa non possiamo vedere. Allora, ci manca un evento per poter uscire da quel cancello. Mentre per quell'altro non riesco a leggere, forse è chiuso. Oh. 5 su 6, no, ok, uno per entrambi. E poi dove dovremmo andare? Là. Ok, che dobbiamo andare a cercare quel minerale esplosivo, sì, per far saltare in aria tutto. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo fare ancora un evento. Che evento ci resta qua? Questo non possiamo farlo, possiamo ripararci la nave qua. Mi sembra onesto, possiamo andare qua. No, però questo è quello che ripara a pagamento. Oh no, no, questo forse è quello che ripara a pagamento. Boh. Andiamo alla scialuppa, forse è meglio. O una nave. Scialuppa o nave? Facciamo. Cioè, che poi non è la sciocco questa, non aveva affondata. Non aveva affondato una nave base. Boh, andiamo giù in là comunque. E vedremo un pochettino. Allora, proviamo prima da quella affondata che dovrebbe crearci meno problemi. Ok, niente, abbiamo trovato delle risorse. Ah, abbiamo incontrato un amico che ci dà delle risorse, ottimo. Vediamo qua cosa troviamo. C'è una nave sconosciuta. Battle Station, dai. Anche se abbiamo lo scafo abbastanza danneggiato, devo dire. Allora, se tutto è a posto, allora tu spara alle vele, ovviamente. Voi sparate in questa zona. Allora tu vai a questi e tu vai a questi. E poi vediamo un attimo come gestire il discorso. Intanto fate che sparare alla grande. Poi vediamo. Non sono dei cultisti comunque, sono giusto dei. Ah, uno dei nostri è caduto. Porca miseria. Torna a pilotare. E tu torna al tuo cannone. Non avevo visto che ce ne avevano sparato uno fuori. Ma come tra l'altro, boh. Adesso che abbiamo la nave più potente dovremmo riuscire a fare molti più danni e riceverne di meno, teoricamente. Di nuovo. Ah, hanno dei cannoni probabilmente che fanno cadere molto facilmente la gente. Allora tu vai qua. Ahia, me l'hanno zappato questo. Ah no, no, niente. Credo fosse. Non moribondo, insomma, quando va rianimato, ecco. Non mi hanno fatto quasi danno, li abbiamo quasi tirato giù tutto. Oddio, di nuovo. È un peccato non poter accedere alle cose che hanno loro. Tipo questi cannoni speciali e queste cose qua. Cioè, anche se li abbordi non succede niente. Non riesci a guadagnarci nulla di quello che hanno. Ok, non è che abbiamo guadagnato granché. Qua non possiamo andarci, prima non abbiamo la.
Prova per andare sott'acqua, andiamo a prendere questo cancello in qua. Questo è a pagamento, vero? Ah no, questo no. Ok. Nell'altro pagamento allora. Dobbiamo andare in qua, direi che andiamo in qua. Questo cos'è? Perché c'è la doppia freccia in questo qua sotto? Boh. 25, 25. Quello sopra non possiamo andare. Andiamo su questo. Vediamo cosa ci dice la narrazione adesso. Ah, niente. Ah, ci sono dei nemici. Aia. C'è una fazione cattivella. Ok, là sotto c'è un faro buono. Allora, vediamo un attimo cosa c'è. Tutta roba nemica. Allora, c'è là, c'è della gente che affonda. Una scialuppa. Allora, andiamo prima alla scialuppa a vedere che è qua sotto. Quante robe ci servono? Poverini sono morti. Perché la mia gente è molto molto infelice in questo momento. Andrei qua. Abbiamo bisogno di 5 eventi. Potrebbero arrivarci addosso dei cultisti. Nel mentre. Ah, c'è cioè una nave molto veloce che viene verso di noi con fare bellicoso, quindi niente, ci andiamo contro. Allora, un peccato di sto gioco effettivamente è che le battaglie sono poi sempre tutte simili. No, tu vai qua a questo cannone, tu vai qua a questo cannone. Cos'era quella roba? Ah, nevica? Nevica, nevischia. Tipo di nave hanno, non posso capirlo. Ah, by capturing this vessel, you will acquire a new visual blueprint. Ah, cioè che posso farla apparire in un modo esteticamente diverso? Allora proviamoci, scusate. Allora, tu vai a riparare qua. No, cos'è qua? Questo. E tu ripara momentaneamente qua. Che se no imbarchiamo acqua. Colpisce abbastanza forte questa nave, effettivamente. Allora, io direi lui vai qua e con questa spara qua. Vai a riparare questi cannoni che conviene. Tirali giù. Ma quello è il miglior cannoniere, non lo so.
No, l'altro era più forte. Io sono riuscito a tirare giù quel combattente che non è male. Cioè non sarebbe male come cosa. Voglio vedere questa roba del blueprint, effettivamente non è male. Dai, non mi morite. Ok. Quindi abbiamo vinto il coso. Più 38. Ma come lo sappiamo che abbiamo un nuovo blueprint adesso, scusatemi. Oh. Non so. Cos'è questo? Una nave che sta affondando? Non siamo messi benissimo, forse è meglio che andiamo al dock. C'è gente che sta morendo di fame, proviamo a dargli parecchio cibo, cosa succede? Ah, ok, abbiamo guadagnato felicità e dei soldi. Ottimo, ottimo. Non male, visto che comunque di cibo ne avevamo abbastanza. Però là c'è un evento che sarebbe interessante capire. Allora. Ah, oddio, no, cioè sono malati là. Preferiscono rischiare. Allora. Ok, stanno bruciando i corpi degli infetti. Oh, vengono ad attaccarci degli altri e abbiamo meno vita perché c'è sta cosa, c'è sto fumo pestilenziale che ci affligge. Ok, spara là. Direi che possiamo anche affondarla questa, visto che non c'è niente, mi sa, da quello che vedo. Aio! Medico, vai a curarti per piacere. Vai a curare anche gli altri se possibile. Ok. Non si è messi benissimo purtroppo. Spegnere fiamme per piacere. Dovremmo andare a recuperare delle riparazioni via mare. Dai che le tiriamo giù. Ci siamo quasi, dai, un'altra cannonata. Ok, è andata.
Ottimo. Ok, ma non ci guadagniamo niente perché non riusciamo a stare ancora nella cosa più silenziale. Ok, allora vorrei vedere un attimo il... Dov'è che era? Lassù in cima. Oh, devo evitare quella roba là perché è gente troppo forte che non possiamo sconfiggere. Ok, ci hanno riparato 10 che non è tantissimo. Quanti eventi ci mancano per andarcene? Uno. Andrei su quello dei cultisti allora. Così da abbassare un po' il cultismo e poi ce ne andiamo via. Allora, ci sono due navi cultiste. Andiamo prima da una e poi dall'altra. Sì. Sperando di riuscire a farcela senza troppi problemi. C'è un Alifron. Ok. Possiamo. Change your ship's appearance to visual blueprints of the same class in the ship management menu. Ship management menu. Boh, dopo guarderò. Allora, ship management menu ci ha detto. Allora, voi sparate qua se possibile. Qua se possibile. Uno e uno, due ai posti di combattimento. Perché qua avremo parecchio da penare, mi sa. Sono in 5, c'è un Alifron. Che ci farà penare. Oh, level up, chi? Il cannoniere, mi sa. Allora, tu, scusa, vai a riparare qua la storia, perché anche se ci disabilitano i cannoni non è troppo grave, ma... Allora, tu vai qua sotto. Ok, allora cannoniere 1 qua, navigatore torna qua, tu qua e il medico vai qua. Ok. Vai a riparare un attimo qua, giusto in caso. E i cannoni che non si sa mai. Ci ha ridotto abbastanza la vita comunque con tutti questi danni qua. Allo scafo, li tireremo giù senza troppi problemi. Ma ce ne ricorderemo di questo scontro. Anche perché dopo abbiamo un'altra nave da combattere. Spero solo che riusciamo a ripristinare la salute delle varie parti e dei nostri tizi qua. Non l'abbiamo preso, il Visual Blueprint, no? Però non volevo rischiare troppo. Anche se in realtà ci saremmo salvati parte dello scafo. Boh. E dice, dichiarerai, attaccherai la seconda oppure scapperai? Non possiamo fare altro, mi sa. No, picchiamo anche la seconda. Sperando che non ci faccia troppo danno, lo so. Sempre in 5, sempre con un Alifron. Allora, tu vai qua, tu vai qua. Voi sparate qua, voi sparate qua.
Tu spara su sartiame. E hanno un blueprint. Oddio, che ci avviciniamo un attimo e mando questo cannoniere a caricare quel cannone. Ok, allora tu vai qua. Tu cura lui e tu cannone. No, non riesce ancora a prenderlo perché porca miseria, qua ci sta venendo su un sacco di acqua. Acqua tolta, ok, allora andiamo a riparare le vele qua. E qua. Riusciamo a fare del danno un po' più serio a questa gente con sto cannoncino, mi sa di no. Vabbè, avviciniamoci. No, prima andiamo ad attaccare quelli più forti. Ok, a posto. Preso il blueprint, non so quanto ci servirà, però boh. Aveva la nave messa molto male, abbiamo i cannoni rotti fino a che non vengono riparati. Porca miseria. Vedi che probabilmente ci resteranno ancora. Allora, io voglio vedere un attimo nel menu qua. Ship management, edit. Ah, visual blueprints. Ah, ma ne abbiamo sbloccati per altre robe, quindi probabilmente sloop. Ne abbiamo visti un po'. Ah, ecco qua abbiamo sbloccato alcuni del brig. Ah, carino. Quindi non abbiamo ancora visto delle corvette. Ne abbiamo visto questo, non l'abbiamo ancora preso. Oh, ok. No, scusami. Io andrei via se si può. C'è. Vado per ripararsi. No, la prova c'è da pescare. Andrei a pescare. E poi uscirei da questo cancello qua. Non si è messi per niente bene. Speriamo di trovare un porto nel prossimo, nella prossima zona. Perché non possiamo andarci là? Non è accessibile? Abbiamo bisogno di più eventi? Non so, perché non ci fa andare da quella zona? Boh, forse dobbiamo per forza passare di qua. E passiamo di qua? Non so cosa dire. Ma direi che per questo episodio può essere tutto. Noi ci vediamo nel prossimo. Ciao a tutti e buona giornata. Ciao!